che dovevo uscire e questa persona, è sparita. Stai attento che ci preoccupiamo, ma tranquilli, compro una cosa verona per te. Vuoi una bicicletta? A casa la bicicletta, raga. Ti profilo su Instagram, ciao Marti, come stai? Tutto bene? Questa è la mia ombra che cammina. Salve gente. Poi sanno che sei in giro? In teoria sì. Non a piedi, però sanno che sono in giro. Sei famoso, dovresti andare in giro da sola. Ciao. Grazie Klaus per la rosa. Marti, sei una bellissima italiana. C'era una persona. Fantastico, non sono l'unica che cammina. Grazie Daniele per la rosa. Sei l'amore, grazie. Sei mai venuta a Napoli? Sì. Bambina a casa che è tardi, sto tornando a casa. Prossima volta prometti che ti ritiri in compagnia. Ma io a dire la verità sarei dovuta stare fuori stasera. No. Dove vai a casa? Toscana accento di Verona è fantastico. Il mio non è neanche marcato di alla verità come accento, quindi. Ma che era un aereo, no? Studio Martina, no. Ma se ti rapinano, capita. Dici il mio nome, ciao cosettina. Nella bicicletta, non qui. Ciao a casa. Buon lavoro. State al lavoro, no? Ti ho dato comunque. Ciao, ragazza. Grazie. Sei gentilissima, grazie. Macchina nulla, non ho la patente. Beh, ho fatto più di metà strada. Lavori? Sì. Dopo aver visto salotti, camere. Vabbè. Sera teso, sera. Se più bella in fiore, va bene. Oh, siamo in 700 comunque in diretta. Grazie a tutte le persone che sono in diretta con me, che mi accompagnano a casa. Perché, scusatemi, sono al buio in questo momento perché non si vede una ceppa. Marti, la cameriera, vedo qualcosa. Io sono tranquillissima. Se ne sono qua c'è un centesimo. 700 testimoni in caso di reato. Di dove sei? Provincia di Verona. Grazie Cugix, sono Perla per il Lobami. Prima di mio amico, al prossimo ti accompagno dal vivo. Hai paura? No, sto da Dio. Ti piace camminare di notte. Non vedo il liberatorio. Ma sì, perché non ti sei fatta accompagnare? Perché dovevo uscire. Ma alla fine a quanto pare non esco. Che lavoro fai Marti, la cameriera? Tranquilla, siamo i 700 al massimo, pullappiamo il tipo che potrebbe darti fastidio, sì. Ti hanno paccato, non lo so. Ti hai dato buca nessuno, raga. Solare, grazie. Manca ancora. Vabbè, ho preso paura. Manca ancora tempo, un pochino sì. Ci metterò altri 5-6 minuti forse. Sembra bellissima di prima. Quanti chilometri devi fare? Non molto della verità, sono cosa che c'è. Sono a metà strada, dai. Marti poi ti do una notizia simpatica prima torno a casa. Marti, saluto, buonanotte. Ti vedo un po' timorosa. No, guardo semplicemente in giro per capire se ci sono macchine o persone nascoste. Sto guardando le tue storie. Sbrigati di andare a casa. Sto andando a casa, raga. Con calma. Datemi un attimo. Da quando stai camminando? 10 minuti? Neanche? Strano, me la faccio sempre a piedi, raga. Di giorno. Attraversiamo la incivile, così sono dalla parte giusta. Attenta che c'è uno dietro.
Che buio c'è lì. Lo so. Cioè, di la verità ci sono i lampioni. Però c'è buietto. Perché ci sono i lampioni verso la strada, invece dall'altra parte non ci sono i lampioni. Infatti adesso mi sono messa dove ci sono i lampioni. Ma ancora in giro, sto tornando a casa. Camerino in un ristorante, sì. Ciao amore. Ciao. Comune risparmio sulla luce, Martina. E ho fatto una petizione per farmi mole live. No. Ma le case hanno le luci spente, raga. La gente va anche a dormire. Quindi sì. Certo che sei pazza e coraggiosa. Ma mi piace camminare di sera. Sarò strana. Aiuto, ciao amore. Ciao, quanti anni hai? 19. Oddio, stavo volando per terra. Ah, che bello. Ristorante del tuo paesino? No. Problema sono gli altri, non tu che ti piace camminare. Quanto sei bella, poco, raga. Decisamente poco. Ciao, grazie Firenze Egi per la rosa, ti manca tanto, raga, mi manca il tempo che mi manca, ma non è un problema, state tranquilli, qualsiasi macchina di passaggio, dove vai? A casa, sto tornando a casa, ero in centro paese, diciamo, ma perché dovevo uscire, ma paccone assurdo. Sei bravissimo a fare TikTok e vai piano, ma sono lontano. Esatto. Dove vai? Notte. Sto andando a casa, raga. Sto tornando a casa. Che figa. Poi ti danno la torcia per la maratona. Ma uscire con un tipo. Dovevo uscire, raga, basta. Se incontri qualcuno, tanto hai carabinieri qua davanti. Cioè, letteralmente. Ho la caserma vicino casa, quindi... sono tranquillissima. Cerco di non farlo spesso questo tragitto di notte da sola. Ma no, ma è la prima volta che lo faccio da sola, dir la verità. Cioè, oddio, forse la prima no, però... nessun problema. Tanto ci sono solo i campi. Per farmi capire. Continuerai a casa, non lo so, raga, perché avrei anche fame. Quindi mi sa che mi mangio qualcosa quando torno a casa. E non posso parlare. Ciao bella, ciao. Senti i grilli? Questo è abitare in campagna. Sentire grilli ovunque. E cicale. Sono di Verona. Ti porti più piccolo Marti, 70, certo. Saluto la Calabria, sei bellissima, grazie. Scusatemi se non sono molto partecipe. Dicono i tuoi, sì, sei bellissimo, grazie. Mi sto guardando le tue storie e ti ho messo un like. Ciao, ti regalo un contachilometri, fai vedere il tattoo. Certo, mentre cammino faccio vedere il tattoo, raga. Torna tranquilla, sono tranquillissimo. Come cazzo fai? Io metterei il bus e arriverei in 2 secondi per la caga. Poi io sono tranquilla, raga. Sarà che sono strana. E anche se arriva qualcuno ad ammazzarmi, capita, cioè, raga. Ho bisogno di comprarti una casa in centro per te. Sto facendo preoccupare tanto. Ma vai, raga. C'è una macchina là in fondo. Magico. Non ci sono i momenti più belli per camminare. Confermo. Salve, macchina. Perché mi stai facendo i fari? Ok. Messa ansia 700 fan, ma va, sono di utilità. Corri nuda, certo. Tutti i giorni. Giovedì, sabato pomeriggio ti regalo delle rose, non solo. Ehi. Sai che pulisce di notte? Aia, mi è entrato qualcosa nella scarpa. Ora ti prendo, va bene, il mio spalle è una ragazza in vestita di notte.
Fantastico. Ma tu sei di San Martino con le zone? No, non sono di San Martino. Cioè, quanto sei bella, ma sei da sola, dove vai? Sto tornando a casa, lei di mattina le bigaia bianchi. No, comunque mi manca poco, sto entrando nella via di casa mia, quindi sono praticamente arrivata. Cioè, praticamente. 2 minuti. Sei da sposare. Ora esce Scream. Va bene. Salve. No, non c'è nessuno, chiamate una scorta armata, tranquilla. Prendo ora, vai, prendimi pure. Ma qua una volta c'erano le strisce pedonali. Ah, ok, no, ci sono ancora. Grazie per la rosa e grazie per il TikTok e per il fulmine. Vado di là così almeno sono dalla parte giusta. Sto arrivando a casa, ragazzi. Woohoo! Devo arrivare tipo in fondo. Ah, oh, no, a metà via devo arrivare. Poi sono a casa. Che mangi ora qualcosa perché ho una fame assurda. Marti, vieni al Piper ogni tanto, non ce l'ho mai stata. Sei un cane, ora una scusa per portarlo fuori. Drop il 10, vero? Cosa? Film preferito? Non lo so, penso Shadow Hunter. Che bello che c'è il marciapiede qua, ma io cammino per strada. È bella, sei dolcissima, grazie, sei stanca. Nella verità no. Mi piace camminare di sera, è molto. C'è un grillo qua. Grilletto? Lasciala accesa mentre mangi, no. Ormai non ti lascio se non arrivi a casa. Fini al drop, ma al drop dov'è? Devi filmare, ora sì, film preferito, quello che ti fa pensando a Emis. Secondo sfumature ti è piaciuto? La cavolata. Ok. Hai tacchi, no. Devo fare un altro live, non lo so, raga. Intanto devo capire se i miei sono svegli. Che probabilmente mi prendo le parole. Ma no, va bene. Stai camminando? Mi sono un po' di compagnia. Sì, sto camminando mentre arrivo a casa. Ok. Al Platis, non so dove sia, raga, sai. Viene il Piper, bello, se no all'Era Club di domenica. Ok. Sì, forse all'Era. Vabbè. All'Era probabilmente ci farò un salto, non so quando. Però prima o poi ci vengo. Perché sei fuori? Perché sto tornando a casa. E dove sei? Provincia di Verona. Ma raga, c'è qualcosa che fa un rumore stranissimo. Comunque sono stata al concerto di Diego, bello, ma speravo meglio. Sì? Sarà qualche gufetto. Tubo caldo 2 km da te. Mi butterà in mezzo agli spianzini, agli rigatori. Sei stupenda, grazie. Sei sola? Sì. Sto tornando a casa. Cerco un ragazzo con 40 miei figli. Paolo ha fatto 10 km, ma va 10 km, raga. Faccio spesso. Non cavolo, sta roba. Però non sei arrivata, quasi. Cioè, letteralmente, ce l'ho qua. Caso cattivo, la canzone nuova, tipo horror, no. No, sei bella, grazie. Anni 19. Ho le chiavi di casa, se non suonare, sì, ho le chiavi. Sto andando a casa. Ne hai paura? No. Sto bene. Non si vede come sono rilassata. Dove sei andata? Ero fuori, dovevo uscire. E invece mi sa che non esco e quindi torno a casa. Di dove sei? Provincia di Verona. Sesto senso, sei an mai andata? No. Più spaventati nei commenti che tu, ma decisamente, io sono calmissimo. Magari ti hanno chiuso fuori, no, non mi hanno chiuso fuori, spero. Ho fame, raga. Adesso fatemi cercare le chiavi che sono arrivata. Le
Dove sono le chiavi di casa? Ok. Raga, sono a casa sana e salva. A posto. Bene. Niente, vi saluto, vi dico grazie per avermi tenuto compagnia anche perché ho il telefono mezzo scarico, quindi me ne vado. E niente. Grazie mille. Grazie per le rose. No, scusatemi, ho il telefono veramente che si sta scaricando, quindi... Entro in casa e non posso parlare perché i miei stanno dormendo, quindi vado via. Ciao ciao ragazzuoli, sono a casa, state tranquilli. Grazie per chi ha donato. Buona cena, grazie. Ciao ciao ragazzi.